Cari amici di Cycling Communication, è arrivato il grande giorno. Prima tappa del Giro d'Italia a Napoli, 130 km, partenza da Piazza Plebiscito e arrivo sul lungomare Caracciolo. Tra poco la partenza, andiamo a sentire le opinioni dei partecipanti qui alla prima tappa del Giro d'Italia. Giare di festa qui a Napoli oggi per questa partenza del Giro d'Italia e siamo con il fan club campano di Vincenzo Nibali, uno dei grandi favoriti di questo Giro d'Italia, e siamo qui con il presidente, portavoce di questo fan club. Sì. Pronti per tifare Vincenzo da oggi fino al 26? Certo, siamo qui, venuti in massa, stanno arrivando altri pullman sempre qui dalla Campania per tifare Vincenzo, il nostro idolo. Noi siamo del sud, lui è del sud anche lui. Siamo molti amici e oggi non è la sua tappa, però l'ultima settimana cercherà di indossare la maglia rosa e di portarla fino a Brescia. Ne siamo convinti perché ieri l'ho sentito, l'ho visto, sono stato insieme a lui. Lui è molto caricato, viene da una vittoria della Tirreno Adriatica e del Trentino e cerchiamo, incrociamo le dita. Parlando appunto del Giro del Trentino, vediamo questo striscione che racconta proprio la vittoria più bella che ha avuto recentemente. Sì, questa è l'ultima tappa che ha vinto e ha vinto anche il Trentino. Noi ci crediamo perché Vincenzo in quest'anno ha maturato tantissimo, può contrastarlo solo Wiggins con la sua squadra, gli altri li vedo molto distanziati. Speriamo che tutto vada bene e lui riesca a mantenere questa forma fino alla fine. Facciamo proprio un urlo finale di tutti voi per tifare Vincenzo Nibali. Un urlo di tutti. Forza! Forza! Per questa prima tappa del Giro d'Italia siamo con gli amici di AIDO, Associazione Italiana Donatori Organi, e siamo qui con il presidente del Comitato Campano, Guglielmo Venditti. Benvenuto al Giro d'Italia. Questa vostra avventura, che cosa volete trasmettere a chi vede il Giro d'Italia per strada? Beh, allora, innanzitutto c'è da dire una cosa, che noi mi fa piacere dire che innanzitutto non parlo come presidente dell'AIDO Campania soltanto, ma parlo come AIDO nazionale. Qui parlo perché siamo in Campania, ma AIDO nazionale. Noi come AIDO abbiamo un'unica mission: sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica la più delicata possibile, la donazione degli organi post mortem. Questo è il nostro problema. Dobbiamo aumentare il numero di possibili donatori perché in Italia siamo molto molto indietro in alcune realtà. Purtroppo la Campania è una di queste e la nostra presenza qui in Campania, così massiccia, dell'AIDO campano ci serve a questo, perché la gente ci conosca e ci veda anche con un occhio assolutamente diverso, di allegria, di simpatia, perché noi è questo che vogliamo trasmettere, la gioia di vita e la gioia di dare la vita. Insomma, una trasmissione di positività, questo, assoluta sì. Positività. Assolutamente sì, il dono, non il dono di sé, ma il concetto del dono verso gli altri è un concetto altamente positivo, che deve essere preso a modello, e noi AIDO penso che siamo i testimonial ideali per trasmettere con i nostri messaggi il concetto del dono, che è la cosa più bella. Bellissime parole. Intanto, parlando invece di ciclismo, di Giro d'Italia, dove vi vedremo? Allora, questa è la parte più tecnica, più organizzativa. Partiamo da Napoli come prima tappa e poi è Piemonte e Lombardia, quindi Busseto, Brescia e tutta una serie ancora di tante città, ma Piemonte e Lombardia, quindi l'AIDO sarà presente in modo veramente massiccio al Giro d'Italia con tutti gli amici dell'AIDO nazionale. Noi non siamo divisi, siamo AIDO, questa è la cosa più importante, e tutti quanti lavoriamo per un unico obiettivo. Una unità che fa invidia veramente a tanti. Devo dire la verità, sì, credo che se proprio dovessi dire qual è la nostra forza è l'essere uniti e trasmettere tutti lo stesso messaggio.
Eccoci, ospite speciale per questa prima tappa del Giro d'Italia, Marco Pastonesi, giornalista Gazzetta dello Sport. Siamo pronti per questo nuovo Giro d'Italia? È prontissimi, perché c'è un'atmosfera magica, il sole, Napoli, il mare, la gente, i colori, gli odori, e poi Napoli da sempre regala sempre qualcosa in più. Qui c'è il massimo della tradizione e poi c'è le novità, insomma, l'arte di arrangiarsi. Quindi il Giro arriva qui dopo 50 anni dalla prima e unica finora volta che ha ospitato la grande partenza del Giro, una magia che merita assolutamente. Sì, che si ripete sempre. Napoli non sembra apparentemente una città ciclistica, perché non ha avuto grandi campioni, non si vedono biciclette in città, eppure ha una sua realtà importante, c'è Critical Mass, ci sono delle ciclofficine, ci sono un bike festival, un'agenzia di consegne in bicicletta, insomma piano piano anche Napoli si sta adeguando con grande spirito di lotta, perché non è facile promuovere la bicicletta in un luogo consacrato purtroppo alle macchine. Parlando invece del resto del Giro d'Italia, che cosa ti aspetti da tutti i ragazzi che saranno sulle strade a combattere? Mi aspetto sorprese, ecco, mi aspetto attacchi, mi aspetto lotta quotidiana, perché io ho il terrore del Tour de France del 2012, quando c'era una squadra sola al comando, imponeva una strategia noiosissima e che ha fatto vincere l'uomo predestinato. Ecco, io vorrei sconvolgere questo piano di azione tremendo, quindi vorrei attacchi, vorrei un ciclismo all'antica, un ciclismo sentito, è un ciclismo di emozioni e a volte anche suicida, però come dire, pimpante, effervescente e insospettabile. Ti viene in mente fuori un nome italiano, arriva dalla Sicilia, ha vinto recentemente il Tirreno Adriatico Giro del Trentino, Nibali. Sì, Nibali è il nostro favorito degli italiani, poi l'ho visto magrissimo e quindi buon segno. Temo che Wiggins sia più favorito di Nibali, e poi la sorpresa per me sarà Betancourt, giovane, forte, deciso, determinato e a suo modo spietato. Buon giro a tutti allora. E soprattutto a voi.